che i problemi che ci sono in questa parte della città sono in tutto il resto della città, e quindi da questo punto di vista è la scelta di un quartiere dove i mercanti di morte, dove i trafficanti di droga, dove gli spacciatori di cocaina se ne approfittano di chi non ha, mentre in via Libertà fanno gli affari con chi ha. Questo è il tema vero. Allora, essere qua è un modo per denunciare quei farabutti che dicono di essere persone per bene e fanno affari con i mercanti di morte e approfittano dei mercanti di morte. Lo facciamo da questo posto dove è più forte il costo che viene pagato dai cittadini e le cittadine di Palermo. Per questo dico grazie allo Zen, grazie a San Filippo Neri, grazie per la vostra presenza, perché la vostra presenza qui ha testimonianza che lo Zen è Palermo, Palermo è lo Zen. Oggi parliamo di giovani e utilizzo di droghe, di cocaina nello specifico. È molto importante in questo momento specifico della città di Palermo, della comunità, che i genitori stiano molto attenti a quello che succede ai propri figli, e laddove ci dovessero essere dei problemi non esitate a chiamare i servizi sociali, il comune. Abbiamo dei servizi adeguati che possono in qualche maniera aiutare le famiglie ad affrontare il tema, e ai giovani diciamo: non è con la cocaina che si affronta la vita, ma possiamo provare a farlo insieme anche in una maniera diversa.